Buongiorno a tutti, finalmente sono tornata a casa. Dico finalmente perché avevo moltissima voglia di registrare altri video per voi. Lo so che chi mi segue mi ha sempre visto in queste 2 settimane, ma sapete che avevo registrato i video prima di partire per il mare, quindi è molto che non registro e non ci crederete, ma questa cosa mi mancava. Mi sono affezionata a fare questo per voi, mi piace molto, mi diverto e spero e penso che la cosa si noti. Come promesso, prima di partire, oggi vi faccio il video di recensione sui solari che ho utilizzato al mare. Chi mi segue su Instagram sa che più che recensire i solari dovrei forse recensire sciarpe, scaldamuscoli. Cioè, come sapete, ovunque credo, il tempo in questo periodo non è stato il massimo. In più, alla mia bambina è venuta la bronchite, quindi insomma, non abbiamo fatto una vita da spiaggia così come avrei voluto, 15 giorni su 15, a godere del mare e della spiaggia. In ogni caso, abbiamo comunque avuto modo, di stare in spiaggia un po'. Fortunatamente l'ultima settimana non è stata male, la bambina si è ripresa, quindi comunque un po' di sole l'abbiamo preso, anch'io, anche se non si nota molto, ma vi garantisco che ho i segni del costume, quindi ecco, un po' di sole l'ho preso anch'io. Allora, io quest'oggi vi recensisco appunto i prodotti che ho utilizzato per proteggermi al sole, sia per quanto riguarda il corpo che per quanto riguarda i capelli. Partiamo dal corpo. Ho tutto qui. In questa bustina che portavo con me in spiaggia, appunto, con i solari. Allora, prima di tutto, una cosa di cui non vi avevo parlato. Circa una ventina di giorni prima di iniziare l'esposizione al sole, ho iniziato a prendere questi integratori. Questo è un integratore, si chiama Natural Oceanic Beta Caro. L'ho acquistato in farmacia, sono delle pastigliozze marroncine. Vediamo se riesco a tirarvene fuori una. Allora, io questo ho cominciato a prenderle appunto una ventina di giorni prima dell'esposizione al sole, una al giorno, e ho continuato per tutto il corso della vacanza. Ecco, le pastigliozze sono così. Allora, queste contengono delle sostanze naturali che aiutano a proteggersi dal sole, nel senso che dovrebbero prevenire scottature ed eritemi, ovviamente abbinati alla protezione solare normale, e in più permettere un'abbronzatura più uniforme, che è un po' il mio problema, perché io, al di là del fatto che mi abbronzo poco, quel poco di abbronzatura che riesco a prendere tendenzialmente mi veniva a macchie. Alcune zone del corpo si abbronzavano di più di altre, questa credo che sia una cosa abbastanza comune. Ma nel mio caso proprio avevo delle come delle fiammate, cioè non avevo un colore uniforme, quindi quest'anno ho voluto provare a utilizzare questo integratore. A livello così di assunzione non mi ha dato alcun effetto, cioè non sentivo nulla mentre lo prendevo. Credo che abbia funzionato, non posso dire di sicuro perché ovviamente ho fatto altre cose, ho utilizzato i miei solari, quindi non sono sicura al 100% che questo abbia funzionato, però sicuramente rispetto agli altri anni io non ho avuto quella problematica di abbronzatura a chiazze, ma la mia abbronzatura, per quanto leggera, è assolutamente uniforme e su tutto il corpo in maniera uniforme, appunto. Quindi ecco, io posso dire di essermi trovata bene e sicuramente continuerò ad utilizzarlo anche perché prossimamente andrò in Toscana. Non so se avevo già detto che i miei genitori sono toscani, quindi abbiamo una casa lì, non siamo lontani dal mare, quindi sicuramente qualche puntatina la faremo ancora. In agosto porterò la bambina in piscina, c'è il lago di Garda qui a 2 passi, quindi insomma ci saranno altre occasioni di esposizione al sole, quindi questo continuerò a prenderlo. E questo era il primo prodotto che ho utilizzato. Passiamo ai solari veri e propri. Allora, cosa ho utilizzato? In primo luogo, questa protezione solare di Bottega Verde. Vi avevo detto nel mio video su cosa c'è nella mia borsa mare che quest'anno i solari li ho acquistati quasi tutti da Bottega Verde per sfruttare le promozioni che mi sono arrivate con le cartoline tramite email, quelle che più o meno arrivano a tutte le persone che hanno la tessera da Bottega Verde. Quest'anno ho voluto provare. Questa nello specifico è una protezione 50 latte solare water resistant con aloe vera
e Pluridefense. Mi sono trovata bene. L'ho utilizzata parecchio, l'ho usata i primi 2 giorni su di me e poi sinceramente l'ho usata anche sulla bambina. Vi avevo detto che non avevo ancora acquistato nulla di specifico per lei, però proprio per il fatto che in realtà non siamo stati moltissimo in spiaggia, specialmente i primi giorni, non è stata benissimo e così via, alla fine non sono andata a comprare qualcosa per lei di specifico. Ho provato a utilizzare questa. E su di lei ha funzionato benissimo, nel senso che l'ha protetta molto bene, è veramente resistente all'acqua perché mi rendevo conto quando usciva dall'acqua dopo il bagnetto che non era, era ancora unta, tra virgolette, cioè non che lasci l'unto, però si sentiva, essendo una protezione così alta, ovviamente non andava a assorbirsi completamente. Poi vabbè. Cioè, praticamente le faccio una muta da sub con la crema solare perché ho troppo il timore che stia male e quindi la proteggo parecchio. Comunque, ecco, con questa mi sono trovata abbastanza bene. Dico abbastanza, soprattutto per quanto riguarda me, nel senso che è una crema molto densa. Il profumo, niente di che. Delicato, non è niente di che. È abbastanza densa, quindi tende a fare la striscia bianca, quindi ci vuole un po' di tempo a far sparire appunto la striscia bianca. Credo che dipenda dal fatto che la protezione sia così alta e che sia in crema, cioè non si può pretendere qualcosa di diverso, penso. Comunque, non posso non consigliarvela perché la sua funzione la svolge egregiamente. Poi io cosa ho fatto? Io ho utilizzato per la maggior parte della vacanza, io e mio marito abbiamo utilizzato questa. Sembra poco usata, ma solo perché rispetto a questa la confezione non si piega, cioè rimane esattamente come quando la comprate, è ancora sporca di salvia. Però praticamente abbiamo usato sempre questa. Questa cos'è? Sempre di Bottega Verde. Si chiama della linea Sole del Mediterraneo, latte solare anti-età setificante con estratti di agrumi e fico d'India, protezione 30. Vi ho già detto che la protezione 30 per il mio tipo di pelle è la protezione ideale. Mi protegge a sufficienza e mi permette comunque di abbronzarmi. Con questa mi sono trovata veramente molto bene, la consistenza è abbastanza leggera, in ogni caso di facilissimo assorbimento, si spalma molto facilmente, non ne serve una quantità enorme per andare a coprire tutto il corpo, il profumo è normale, cioè qui parla di agrumi fico d'India, ma non si sentono né gli agrumi né il fico d'India, è un latte solare. Come profumo senza infamia e senza lode, ma la sua funzione l'ha svolta molto bene. Appunto, mi sono comunque abbronzata in maniera uniforme, non ho avuto alcun tipo di problema, né scottature, né eritemi, né zone più rosse. Quindi, sinceramente, con questa mi sono trovata veramente bene, quindi questa mi sento di consigliarvela. Poi cosa ho fatto? Ho utilizzato gli ultimi 2-3 giorni questa. Io ho postato anche una foto su Instagram di questa perché l'ho adorata, mi è piaciuta moltissimo, moltissimo. Cocco e papaya, latte solare, protezione bassa, SPF 6. La protezione è praticamente quasi inesistente, quindi mi sento di consigliarla solo o a chi è già molto abbronzato o solo per alcune zone del corpo. Comunque sappiate che non vi va a proteggere particolarmente dal sole. Io comunque l'ho utilizzata sulle gambe e anche sulle braccia negli ultimi 2-3 giorni e mi è piaciuta tantissimo. La consistenza è fantastica, è leggerissima, ma soprattutto, ragazze, ha un profumo, cioè è veramente fantastico. Cocco e papaya, esattamente cocco e papaya, buonissima, buonissima. Poi lasciava la pelle molto molto morbida e molto elastica. Ha una consistenza così leggera che anche la sabbia si appiccicava difficilmente. Con questa crema mi sono trovata benissimo e ripeto, nonostante io sia sempre stata soggetta non tanto ad eritemi ma sia a scottature, anche se è una protezione 6 sulle gambe e sulle braccia non ho avuto alcun problema utilizzandola gli ultimi 2-3 giorni. Ve la straconsiglio, questa mi è piaciuta davvero davvero tanto. Per finire con Bottega Verde, l'ultima cosa che ho utilizzato è questo stick labbra. Scusate, stick labbra, protezione SPF 20 con aloe e vitamina C.
Questo ha un profumo fantastico, veramente fantastico, però non mi è piaciuto. Questo veramente non mi è piaciuto e non ve lo consiglio, per un motivo molto semplice. Si scioglie moltissimo al sole. Secondo me un prodotto di questo genere, ne ho usati altri di altre marche, non dovrebbe avere questo difetto. È ovvio che uno stick solare si tiene nella borsa da spiaggia sotto l'ombrellone, è ovvio che si è esposto al calore, quindi non dovrebbe distruggersi come si è distrutto questo, cioè, ma al punto proprio che nel momento in cui andavo a cercare di applicarlo si liquefaceva completamente, lasciava pezzi di prodotto sulle labbra che poi andavo un po' a distribuire col dito, ma con estrema difficoltà. Si è proprio sciolto, sciolto completamente. Ovviamente utilizzando troppo prodotto, perché messo così, cioè non si può andare a regolarne la quantità, lasciava la patina bianca sulle labbra, quindi labbra bianche con la riga in mezzo, proprio brutto, non mi è piaciuto. Non vi so dire se funziona sinceramente a livello di protezione, perché l'ho usato un paio di giorni e poi l'ho abbandonato perché era impossibile utilizzarlo, quindi io questo sinceramente non ve lo consiglio. Così come ho avuto un po' di difficoltà anche per quanto riguarda la protezione viso. Vi avevo detto prima di partire che avevo acquistato questa, che è una crema colorata compatta, protezione 50, della linea Almonoi di Tahite di Elan. Vi ho già detto più volte quanto io adori questa linea, con tutti gli altri prodotti che ho mi sono trovata benissimo. Avrò modo di parlarvene ancora se non vi stufo troppo, comunque veramente mi sono trovata egregiamente. Con questo no. Al di là del fatto che il colore è un pochettino troppo scuro, ma questo sinceramente lo sapevo anche quando l'ho acquistata. Io ho utilizzato altri prodotti di questo genere, perché vi ho detto che io vado sempre in spiaggia con una crema leggermente colorata, perché non mi sento a mio agio, avendo dei forti rossori sulle guance, ad andare a viso completamente nudo. Quindi ho avuto modo di utilizzare altre marche. Le prime che mi vengono in mente sono Rilastil CBN, che è una marca svizzera che fa veramente dei solari eccezionali, ma costano l'impossibile, e tutte sono leggermente scurette, perché i produttori partono dal presupposto che il viso vada ad abbronzarsi, quindi comunque fanno delle colorazioni che si adattano poi a un viso abbronzato. Quindi diciamo che questo era un inconveniente che avevo messo in conto, però ero, diciamo, tranquillizzata dal fatto che il prodotto è molto sfumabile ed effettivamente col colore, vabbè, ci potevo anche stare. Qual è stato il problema? Che anche questo, come lo stick solare di cui vi parlavo prima, suda tantissimo, ma al punto che lo portavo con me e nel momento in cui lo aprivo aveva proprio le gocce, cioè la parte liquida, non so se così si può dire, la trovavo proprio in superficie. Adesso ovviamente si è ricompattato perfettamente perché siamo in autunno di nuovo, sta piovendo l'impossibile, infatti vabbè, vedrete una luce probabilmente un po' cupa, però del resto è un'estate così. Comunque dicevo, si è ricompattato perché ovviamente siamo tornati a una temperatura normale, ma era veramente inutilizzabile. Il problema è che oltre ad avere questo problema nella confezione, ce l'aveva anche sul viso, nel senso che ovviamente sudando sotto il sole il prodotto andava proprio ad addensarsi in alcuni punti e a sparire in altri. Quindi veramente questo effetto maculato sul viso, terribile. Anche qui, e quando l'ho usato un paio di giorni, ha funzionato a livello di protezione, nel senso che mi ha protetta, sì, però ho dovuto per forza smettere di usarlo perché non potevo andare in giro in quelle condizioni. Quindi, cosa ho fatto? Avevo portato nel mio beauty la BB Cream di Estée Lauder, che avevo acquistato in questa confezione che ha fatto Estée Lauder da 10 euro. Sono mi pare 10 millilitri, sì, e sono in vendita in questo periodo appunto. Ho detto, non avendo altri prodotti per il viso, essendo questa una BB Cream SPF 35, ho detto proviamo ad utilizzare questa. Non mi sono trovata bene neanche con questa,
Nel senso che ha una consistenza molto molto densa, secondo me, per essere una BB cream. Proprio difficile da spalmare. Serve molto prodotto perché appunto non è facile spalmarla. Quindi lasciava molto strato sul viso, andava a infilarsi nelle rughette e poi lucida subito. Certo, questo è un effetto, mi direte voi, che hai avuto in spiaggia, non è una condizione normale per testare una BB cream. L'ho usata anche la sera, proprio perché l'avevo portata come fondo per provarla, quindi l'ho utilizzata anche di sera. Mi ha fatto la stessa identica cosa, cioè utilizzata anche come prodotto make-up, ho avuto lo stesso effetto. Quindi niente, questo è un prodotto che ho testato e sinceramente non mi è piaciuto. Cos'è accaduto quindi? Mi sono trovata senza protezione viso. Allora ho detto, vabbè, che faccio? Avevo visto un po' di recensioni, avevo letto un po' di cose, sono andata un po' in giro, mi sono trovata da Douglas e da Douglas avevano in offerta a 19 € questo fondotinta famosissimo, Shiseido. Questa è la versione in polvere. È così, c'è la sua spugnettina e qui c'è la polvere, la potete applicare con la spugnetta oppure col pennello per avere un effetto più leggero e più naturale. Dal punto di vista, questa è una protezione 30, quindi ho detto boh, proviamo con questo. Sì, protezione 30. Ho detto proviamo con questo, magari funziona. E funziona. Al di là del fatto che come prodotto make-up mi è piaciuto tantissimo. Al di là del fatto che l'ho comprato in sconto perché 19 € anziché 33, quindi ottimo, anzi vi do la verità, ne ho comprate due di confezioni perché sono tornata poi da Douglas perché è tedesca e ho detto no, cioè, ne voglio un'altra, ci faccio tutta l'estate oppure la terrò chiusa per l'anno prossimo, cioè lo sconto era notevole. Mi sono trovata veramente benissimo. Per la spiaggia ovviamente ho utilizzato la spugnetta perché così andavo a coprire tutto il viso. La sera l'ho utilizzata anche con il pennello. Cioè, io ne avevo sentito parlare bene, ma vi confermo che è un prodotto veramente ottimo. La colorazione è perfetta, perfetta per il mio incarnato. Questa vediamo se vi posso dire. Medium Ocre. SPF 30, sì, Shiseido, ve lo straconsiglio per l'estate, è un prodotto ottimo. Ovvio che non è un prodotto specifico per proteggere il viso dal sole, però io che ho una carnagione molto chiara, essendo stata al sole poco, perché in realtà ci sono stata pochi giorni, mi sono trovata benissimo e mi trovo benissimo anche dal punto di vista proprio di fondotinta da utilizzare per il make-up quotidiano. Ultima cosa che portavo in spiaggia, e questa l'ho anche terminata ma l'ho ricomprata, famosissima Uthermal di Avène. Per me in spiaggia è un toccasana. Io mal sopporto stare troppo al sole, nel senso che sudo subito, sopporto poco il caldo. Questa veramente, cioè, è un toccasana, l'ho spruzzata tantissimo, rinfresca un sacco, rende la pelle più elastica. Lenisce i rossori, i fastidi, la pelle un po' secca che si può avere quando si è in spiaggia. Io questa qui con l'esposizione, se mi espongo al sole, ce l'ho sempre con me ed è fantastica. La utilizzo in tantissimi modi tutto l'anno, però veramente nella mia borsa da spiaggia questa non può assolutamente mancare. Altro prodotto fantastico che mi è piaciuto veramente tantissimo è il Doposole. Crema gel dopo sole rinfrescante con latte di cocco ed estratto di papaya. È la stessa linea della crema che vi ho mostrato prima. È eccezionale. Il profumo è esattamente quello della crema, che è una cosa. Vi garantisco, ragazze, se vi piace questo tipo di profumazione, andate in paradiso se lo utilizzate. È una crema gel, quindi estremamente leggera, assorbimento rapidissimo, subito subito rinfrescante, cioè dopo la doccia veramente vi dà quella sensazione di pulito, di freschezza, di benessere, veramente stupendo. Pelle veramente elastica e morbida subito. Questo non l'ho terminato e continuo ad utilizzarlo come crema idratante giorno, specialmente dopo la doccia, è meraviglioso. Quindi, riassumendo, tra tutte le cose che vi ho mostrato, le cose che vi consiglio di più in assoluto sono queste di questa linea. Ora, io non so se
La crema, questa protezione 6, sia l'unica di questa linea, cioè non so se esistono altri fattori di protezione della stessa linea con la stessa profumazione. Se ci sono anche più alti, cioè ve la consiglio vivamente. Quindi queste due sono le cose che in assoluto mi sono piaciute di più. Buona comunque anche questa, sicuramente buona anche questa, quella fattore 30. E vabbè, il fondotinta di Shiseido che vi consiglio in generale. Passiamo ai capelli. Allora, anche i capelli sotto il sole vanno protetti. Qua è la bustina con tutti i miei prodotti per capelli. Mi sarà caduta qualcosa? Vabbè, fa niente. Allora, vi avevo già detto più volte che avevo acquistato dalla mia parrucchiera un set da viaggio, esattamente questo, contenente tre prodotti per proteggere i capelli dal sole. Uno è lo spray da spruzzare in spiaggia, so quando si è sotto il sole. Uno è lo shampoo e uno è la maschera. Allora, di tutti devo dire una cosa. Il profumo è fantastico, ma questo lo sapete già perché li avevo già usati. Sa di cioccolato, è eccezionale. Allora, quello che mi è piaciuto di più in assoluto sono stati lo shampoo e la maschera. Ragazze, voi non ci crederete, ma è la prima volta nella mia vita che io torno dal mare e ho i capelli più belli di quando sono partita. Ho lavato i capelli tutti i giorni, tranne i giorni, quei 2 giorni di fila in cui ha piovuto e non siamo proprio andati in spiaggia, lì ho evitato di lavarli. Devo dire anche che è circa 1 mese e mezzo che non sto usando la piastra, quindi probabilmente anche questo ha giovato ai miei capelli e li sto curando parecchio. Però vi garantisco che questi due prodotti usati in combo sono fantastici. Io li ho comprati dalla mia parrucchiera, si chiamano Instant Care 3 Dimension Defending Shampoo, la marca è Professional by Fama. Io le ho viste nelle vetrine anche di altri saloni e comunque credo che in qualche negozio specializzato per parrucchieri si possano trovare. Comunque se no chiedete alla vostra parrucchiera, magari li ha oppure sa dirvi dove potete trovarli. Sono due prodotti eccezionali. I capelli erano lucidi e morbidi, ma morbidissimi e super nutriti anche dopo una giornata intera di esposizione al sole. Purtroppo lo shampoo l'ho terminato perché comunque la confezione è piccola, però se trovo la full size la ricomprerò indipendentemente dal fatto che io sia esposta o meno al sole perché è meraviglioso, così come la maschera. La consistenza è normale, normale consistenza da shampoo e la maschera non è né troppo densa né troppo liquida. Di questa ne ho ancora e sicuramente continuerò ad utilizzarla. La cosa che mi è piaciuta meno è stata lo spray. Stesso profumo, quindi ottimo, consistenza è proprio liquido. Qual era il problema? Che lasciava i capelli veramente troppo unti. È vero che praticamente quasi tutti i prodotti di questo genere lasciano il capello un po' unto, ovviamente. Sono oli, sono fatti apposta per proteggere, quindi devono lasciare un film sui capelli, questo è logico. Il problema è che questo li lasciava veramente troppo unti. Quando la sera andavo a pettinarli prima di fare la doccia, avevo proprio quella sensazione di capello sporco da giorni. Quindi questo non mi è piaciuto tantissimo. Cosa ho fatto? Siccome mia sorella mi aveva regalato sempre di Bottega Verde, perché anche lei era arrivata in un sacco di sconti, lo spray, spray protettivo con proteine del grano e beta carotene, ho voluto provare a utilizzarlo. Questo mi è piaciuto molto di più. Il profumo è buonissimo, buonissimo, sa proprio di mare, di sole, buono. Anche questo proteggeva i capelli molto bene. Ma non dava quella sensazione di unto così come questo. Quindi ho utilizzato di più questo e mi sono trovata veramente benissimo. Quindi questo ve lo consiglio davvero, mi è piaciuto tantissimo. Poi ho altri due prodottini di cui vi parlo velocissimamente, anzi di uno non vi parlo proprio perché sempre mia sorella mi aveva regalato il balsamo senza risciacquo con olio di macadamia ed estratto DNA di Bottega Verde, ma non l'ho utilizzato. Avevo gli altri prodotti, purtroppo, ripeto, sono stata al mare molto meno di quanto avrei voluto, quindi insomma non ho
terminato tutto, non ho avuto ancora modo di usarlo, però sicuramente lo voglio provare e quindi me lo tengo qui da provare. L'altra cosa che ho provato, sempre il regalo di mia sorella, è maschera ristrutturante per capelli con burro di karité e proteine di grano, sempre linea sol capelli, sono tutte linee sol capelli le tre cose che vi ho mostrato. Questa l'ho usata un paio di volte, troppo poco per parlarne, però non mi è piaciuta tanto quanto l'altra. I capelli restavano un po' secchini, non erano nutriti abbastanza, faceva più un effetto balsamo districante, ma non abbastanza nutriente. Continuerò ad utilizzarla perché ho qua ancora quasi tutta la confezione, quindi sarà la maschera che utilizzerò in questi giorni. Proverò a tenerla in posa un pochettino di più perché qui dice di tenerla in posa 5 minuti, ma io non l'ho mai tenuta in posa 5 minuti. Quindi proverò ad utilizzarla nel modo corretto e vi saprò dire in futuro. Ecco, questi sono i solari che io ho utilizzato nelle mie vacanze, che continuerò ad utilizzare in questa strana estate, quando sarà possibile andare di nuovo al sole e non servirà la sciarpa e gli stivali per uscire. Quindi, se ci saranno degli aggiornamenti, sicuramente ve ne parlerò. Con questo ho terminato questo video, vi saluto, vi mando un bacio e alla prossima. Ciao!